Un'altra bella citazione di Galileo è quella a proposito del fine delle sacre scritture. Galileo rispondeva ai suoi avversari che ritenevano sbagliata la teoria copernicana perché in contrasto con la sacra scrittura, per esempio relativamente a quel passo dove Dio ferma il sole. Galileo, riprendendo un concetto già espresso da Sant'Agostino, in parte, spiega che l'intenzione dello Spirito Santo, che ha ispirato le sacre scritture, è di insegnarci come si vadia al cielo, cioè come si va in paradiso, e non come vadia il cielo, cioè come funziona l'astronomia. In pratica Galileo dice che le sacre scritture non sono un libro di astronomia e il loro scopo non è di spiegare i moti celesti, ma quello di insegnare alle persone come andare in paradiso.